Parliamo adesso di un anniversario importante perché 100 anni fa, poco più, nell'ottobre del 1913, Donna Killerati, che 9 anni dopo sarebbe salito al soglio pontificio con il nome di Pio XI, avrebbe compiuto quella che è documentata come la sua ultima salita. Un papa alpinista, e questo è documentato anche dal diario che custodiva gelosamente e dal racconto che lui stesso ci ha consegnato. Domenico Flavio Ronzoni, dalla provincia di Milano, benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Appassionato di montagna e che ha fatto un lavoro davvero, più di uno per la verità, documentato e appassionato su una figura come quella di un papa Pio XI che non ha mai nascosto questa sua grande passione, ma non era soltanto passione, era veramente bravo. Era veramente bravo e merita a pieno titolo quell'appellativo di papa alpinista, senza nulla togliere a Giovanni Paolo II, che abbiamo visto, come sappiamo, amava moltissimo la montagna, abbiamo visto anche le bellissime immagini poco fa. Ma il papa alpinista, come del resto riconosce anche Monsignor Careggio, che ha voluto scrivere la prefazione a questo libro. Diciamo, è colui che l'ha accompagnato in tantissime E accompagnava Giovanni Paolo II. Il papa alpinista è Papa Pio XI, ovviamente prima che diventasse papa, quando era Donna Killerati. Stiamo parlando, perché va un attimo contestualizzata la figura del papa alpinista Killerati, stiamo parlando degli ultimi 20 anni dell'Ottocento e del primo decennio del Novecento, ecco, quindi... E anni molto diversi. Molto diversi, anche un alpinismo diverso ovviamente, anche per mezzi, strumenti, pensiamo cos'erano i pochi rifugi che esistevano allora sulle nostre Alpi. Non c'era materiale tecnico che la magari... La tecnica era completamente... diversa, anni. Poi se potremo vedere da qualche le poche immagini che abbiamo di lui, era un modo di andare in montagna molto diverso. Allora, a me ha colpito anche molto dei suoi scritti, ricordiamolo, Pio XI è colui che ha firmato anche i Patti Lateranensi, siamo in anni molto, molto difficili, e lui in un discorso, quando aveva ricevuto in udienza gli universitari cattolici, bene, aveva pronunciato queste parole, dice: forse a risolvere la questione ci voleva proprio un papa alpinista, un alpinista immune da vertigini e abituato ad affrontare le ascensioni più ardue. Lui si definiva proprio così, ma in realtà veniva anche riconosciuto come tale. Veniva anche riconosciuto, universalmente, pubblicamente. Io credo che gli piacesse anche da papa. Gli faceva piacere. Credo che gli facesse piacere. Basti pensare che in uno dei romanzi più famosi di Gadda, Il pasticciaccio brutto di Via Marulana, è proprio citato come il papa alpinista. Basti pensare che la qualità del suo alpinismo fu riconosciuta da alpinisti anche stranieri, rinomati che sottolinearono proprio la qualità e la bravura di questo uomo, che da sacerdote di fine 800, insieme ad un altro sacerdote, vorrei sottolinearlo, tra l'altro brianzolo anche lui, Donna Killerati è nato ad Esio in Brianza, l'altro sacerdote era Don Luigi Grasselli, nativo di Arosio. Questa coppia di sacerdoti, vorrei anche sottolineare, non valligiani, certo, non montanari, che vengono sostanzialmente dalla città. Cioè, la montagna la vedevano proprio da lontano. E da Milano, dove vero? Lavoravano, perché lavoravano entrambi a Milano, Donna Killerati alla Biblioteca Ambrosiana, dove diventerà poi arcivescovo, dove, ricordiamo. Esatto, e diventerà, seppur brevemente, arcivescovo di Milano. Don Luigi Grasselli insegnava al Collegio San Carlo di Milano. E da Milano però vedevano nelle belle giornate le grigne, il resegone, le montagne che fanno insomma da sfondo alla Brianza, e in fondo si sono formati lì, si è formata lì la loro passione per la montagna, si è formata lì la loro passione per l'alpinismo, sulle nostre montagne insomma del Lecchese. Tanti club, tante realtà proprio dedicate alla montagna lo vedevano addirittura iscritto. Sì, certamente. Ma io vorrei sottolineare che Donna Killerati, lo dico da iscritto al Club Alpino Italiano, era un uomo CAI. Nel 1800, negli anni 80 dell'Ottocento, si iscrive alla sezione di Milano del Club Alpino Italiano e fu addirittura per un anno, fece parte del gruppo dirigente della sezione del CAI.
che sia un uomo CAI lo dimostrano anche, e che sia un alpinista, lo dimostrano anche i racconti, i resoconti delle sue ascensioni. Chi le faceva? Da alpinista, lui stesso, con quale scriveva, attenzione e metodo? Scriveva i resoconti delle sue ascensioni, che sono stati poi raccolti nel 1923 in una pregevole pubblicazione curata dalla sezione di Milano del CAI, e alcuni rappresentanti della sezione di Milano si recarono a Roma nel 23, lui era diventato papa l'anno prima, per portare questo omaggio. Appunto la pubblicazione degli scritti alpinistici. Domenico, devo ricordare che ci segue a casa alcune imprese storiche, perché proprio tali vengono riconosciute e chiamate. La più nota è una prima su Monte Bianco, ancora oggi chiamata via Ratti Grasselli o via del Papa, pensate. Poi esiste anche una punta Ratti a 2840 metri d'altezza. Tutto questo è straordinario, verrebbe da dire. Sì, però se posso apportare una correzione, l'impresa, anzi un'aggiunta più che una correzione, l'impresa più importante è stata quella sul Monte Rosa, 1889, sulla parete est del Monte Rosa, quella che sovrasta Macugnaga, con una parete altissima, detta parete himalayana, viene anche chiamata tutt'oggi, perché è altissima, quasi completamente ghiacciata. E Don Achille Ratti con Don Luigi Grasselli e due guide valdostane compiono la prima ascensione italiana. Questo è molto significativo, tenendo conto che alcuni anni prima, 8 anni prima, un'altra cordata italiana che aveva tentato la prima italiana di quella via era tragicamente fallita, la famosa disgrazia Marinelli è passata alla storia in questo modo. Mentre Don Achille Ratti, Don Luigi Grasselli, le loro due fidatissime due guide valdostane riusciranno nell'impresa e addirittura passeranno il colle Zumstein e scenderanno fino a Zermatt con due bivacchi notturni. Che dà anche l'idea della tempra di questi, certo, di questi uomini. Non esistono paragoni, perché sono storie uniche, quella di Giovanni Paolo II, così amante della montagna, della natura, e quella di Achille Ratti. Ma c'è una cosa importante che le accomuna, che è la bellezza del creato legata alla fede. Pio XI scriveva così: bellissimo lo spettacolo esterno, fisico, naturale di quell'ora, ma diventava immensamente più bello veduto e contemplato con fede. Non era ancora pontefice, ma già sapeva davvero che cosa la montagna gli regalava, e probabilmente quelle montagne che poi da papa vedeva da lontano gli mancavano molto. Gli mancavano molto, certamente, gli mancavano molto. E più di uno scrittore, più di un commentatore ha addirittura sognato quasi Papa Pio XI sognandolo in montagna. Allora non poteva da papa fare quelle scappatelle che abbiamo in montagna, che abbiamo visto fare, erano anni molto diversi. Non ce lo dimentichiamo. Non dimentichiamo che Papa Ratti si è trovato ad essere pontefice in un momento, in uno dei momenti più delicati della storia del Novecento. Eppure c'era questo profondissimo amore che ogni tanto mi piace immaginarlo, mi piace immaginare il Papa Pio XI che ogni tanto riguardava quell'elenco di cime, di ascensioni, di escursioni, e anche quel diario che aveva fatto, quei resoconti, sì, esatto, quel libro che gli fu regalato dalla sezione del CAI di Milano nel 23, l'avrebbe senz'altro volentieri rifatto, ripetuto qualcuno di quegli itinerari. Allora, quelle che avete visto sono le copertine di queste due opere di Domenico Flavio Ronzoni, ripeto, appassionate quanto ben documentate. E io volevo anche ricordare proprio che è stato lui a proclamare San Bernardo patrono della gente di montagna, dei viaggiatori delle Alpi, e poi anche ad inserire una preghiera per benedire proprio gli attrezzi
attrezzi, la corda, le piccozze e quant'altro necessarie per la montagna. Benedici, o Signore, queste funi e bastoni e piccozze e tutti gli altri attrezzi qui presenti, affinché chiunque ne faccia uso sugli ardui dirupi dei monti, fra i ghiacci e le nevi e le tormente, sia preservato da ogni accidente, pericolo e incolume ai suoi faccia ritorno. Grazie davvero. Grazie, grazie a voi per questo, come dire, volto inedito per molti, poco conosciuto. Di grazie davvero. Grazie. A proposito della preghiera, del legame con Giovanni Paolo II, noi vogliamo tornare proprio a queste immagini, perché oggi tra le storie di neve non possiamo tornare davvero a quel momento di preghiera, di raccoglimento che sappiamo ogni uomo può fare, ma un santo ci ha insegnato a fare e a pregare proprio in questo modo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore. Commovente, una preghiera fa venire davvero i brividi di un uomo che presto invocheremo come, come santo. La preghiera anche in montagna, la preghiera all'aria aperta, legata a Pio XI, un episodio, vero? Sì, velocissimamente, ma mi sembra importante, per ricordare che nel 1926 Papa Pio XI concesse un decreto particolare per celebrare la messa all'aperto. Questo proprio nell'ottica delle escursioni domenicali, degli ormai tanti partecipanti a queste escursioni domenicali, ai quali però si doveva comunque dare la possibilità di celebrare la Santa Messa. Grazie, di Domenico Ronzoni, buon ritorno ovviamente. Grazie. A Milano, un saluto a questa carissima città.